un collegamento che abbiamo già annunciato ieri, che ci ha profondamente coinvolto nella discussione anche qui redazionale. La storia di un uomo che ha coraggio, e questi sono esempi sui quali, parere personale, ma credo si possa ampiamente condividere, è il coraggio di un uomo qualsiasi che va, secondo me, ripreso e raccontato alla gente, perché l'Italia è anche questa, un'Italia che si vuole ribellare, un'Italia che vuole e che riesce a dire no ai soprusi, alla criminalità organizzata, che è forte di quelle connivenze che vive con le sfere deviate delle istituzioni, chiamiamole così per non far torto a nessuno e per non urtare nessuno. Testimoni di giustizia, quelli che vanno al macero, si leggeva tempo fa. Oggi tocca a Coppola. Nell'Italia dei pentiti, di mafia, che parlano di Berlusconi è datato, è del Fatto Quotidiano, l'articolo come uno di famiglia dei condannati per mafia come Dell'Utri e Cuffaro in Parlamento e dei condannati per traffico internazionale di droga come Ganzer a Capo del Rosso, una persona normale non fa in tempo a gioire per il potenziamento della scorta al testimone di giustizia Ignazio Cutro e alla sua famiglia che qualcuno finisce per rovinare tutto. Il qualcosa in questo caso è un qualcuno, si chiama Luigi Coppola ed è un testimone di giustizia. Nel 2001 Luigi, che commerciava auto, denuncia le estorsioni e l'usura subite facendo scattare decine e decine di arresti che portano a quasi 30 condanne definitive. In pratica, grazie a lui, grazie davvero a quest'uomo, uomo col carattere maiuscolo, e alle sue testimonianze, viene decapitato il clan di Bosco Reale, i Pesacane, quello dei Cesarano, della zona di Pompei e Castellammare di Stabia. Ma cosa diventa da quel momento la vita di questo eroe normale? Noi ce l'abbiamo in diretta e pertanto lo ringraziamo, il signor Luigi Coppola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Grazie Luigi per aver accettato il nostro invito, davvero grazie di cuore. Cosa succede da quel momento? Lei spezza le catene infami della criminalità, delle prepotenze che esercitano su un commerciante, perché all'epoca dei fatti lei, come riporta il Fatto Quotidiano, commerciava in auto, fa decimare dei clan e da quel momento la sua vita come cambia? E diventa una vita non vita. Diventi un pacco postale, vieni spostato in continuazione, anzi, prima vieni coccolato e poi vieni abbandonato, come lo dimostrano i fatti tutt'oggi. Nel frattempo accade ciò che per un testimone di giustizia all'inizio della fine, la sua ultima deposizione è nel marzo del 2007 e i processi nel 2009 arrivano alla Cassazione. Dunque Coppola non serve più a nessuno e può essere avviata allo smaltimento rifiuti. Così, magicamente, nel gennaio del 2010, il Viminale gli notifica la decisione di revoca, seduta stante della scorta e della vigilanza fissa sotto la sua abitazione. Nella delibera della Commissione Centrale del Ministero dell'Interno si legge che anche la prefettura ha comunicato che la posizione di Coppola è stata esaminata e visto che i suoi impegni giudiziari sono da tempo terminati e che le persone da lui denunciate sono attualmente detenuti, Luigi non rischia niente. Tutto ciò è bene dirlo, non è uno scherzo. Mamma mia. Purtroppo Luigi è una drammatica realtà, è diventata la sua realtà. Esatto. E al di là del fatto delle specifiche leggi, delle normative, dei tanti premesso che, rilevato che si leggono nelle delibere della Commissione Centrale del Viminale, al di là di tutto ciò, al di là del non pericolo, che loro asseriscono che io non corra più, la Camorra apprezzò, ci fece trovare proiettili, Molotov, forse la commissione o la prefettura di Napoli o le forze preposte, quell'atto criminale, quell'attentare, quell'intimidire la mia persona, lo hanno intravisto come un folklore napoletano, come io invece l'ho definito un festeggiamento della Camorra, la quale cominciava a dare inizio alla sua persecuzione nei miei confronti e nella mia famiglia, con somma compiacenza delle istituzioni tutte. Ecco, Luigi, cerchiamo di fare un passo indietro, per il favore di chi ci ascolta, con un interesse almeno per quello che riguarda
l'esperienza giornalistica di Radio Yes, un pubblico assolutamente adeguato e sensibile alla sua vicenda. Lei commercia automobili, lo fa nella sua zona d'origine, lo fa in un posto meraviglioso e improvvisamente ai suoi affari, alle sue attività commerciali, affari legali ovviamente di commercio, ingerisce la camorra, le chiedono di pagare il pizzo. Cosa succede? E lei a che cosa si ribella? Mi chiedono di pagare il pizzo sotto forma di favori sulle, diciamo, sulle prime volte. Poi quando vedono che io non accetto questa costrizione, quindi incalzano e asportano 100 milioni di lire in lire di vetture, e poi divento la mela della discordia tra vari clan, perché per mia sfortuna la mia attività all'epoca era posta su un trivio che divideva tre comuni diversi. E che succede? Succede che divento il loro bazzello, divento il loro punto di appoggio anche nel cercare di riciclare e cercare di pulire alcuni dei loro proventi sporchi, con il favore di chiedere il cambio assegni, con svariati favori che non andavano nel legale. E allora io per il senso di legalità, chiamiamola così, questa parola che tutti dicono e tutti si vantano di poter e di avere il diritto di dire, io per quel senso decisi di denunciare tutto all'autorità giudiziaria. Noi abbiamo una visione, la sua è drammatica e diretta purtroppo, noi abbiamo una visione, come puoi immaginare, anche televisiva, cinematografica di questi eventi. Arrivano le persone, arrivano gli sgherri di questo o quell'altro clan e iniziano a chiedere questo o quell'altro, intimando da subito, credo, proprio puntando queste intimidazioni, queste minacce all'incolumità dei cari, dei familiari, dei figli, giusto Luigi? Esattamente. E io racconto un episodio piccolissimo, uno di quei tanti giorni passati ad essere perseguito dalla camorra. Non ero a casa e vi era solo la mia famiglia. All'epoca la mia figlia più piccola aveva 2 anni, la grande ne poteva avere 5. E bussarono chiedendo di me, erano 8-9 persone. Mia moglie, inutile sono stati le spiegazioni di mia moglie, in quanto c'era la mia macchina davanti casa, ma non c'ero io. Queste persone, con il loro fare prepotente, scavalcarono un cancello, si portarono davanti alla porta. Mia moglie era in doccia, la costrinsero a uscire fuori, mia moglie in vestaglia, la fecero inginocchiare e mia moglie dovette giurare che io non ero in casa. E le persone armate dissero a mia moglie: guarda, ti conviene dire a tuo marito che ovunque noi lo troviamo, 30 colpi in testa non glieli toglie nessuno. Quella cosa è stata proprio la goccia che fece traboccare il vaso, e non me lo perdonerò mai di aver inconsciamente, inconsapevolmente esposto la mia famiglia a una tragica e pericolosissima vicenda. Poi Luigi Coppola ovviamente si rivolge alle autorità preposte, quelle che dovrebbero davvero capitalizzare questo atto di un uomo normale, che in un paese che non è normale come il nostro, questa mattina ci sentiamo di adottarlo anche in sfere molto alte, molto più nobili della semplice discussione. E questa parte del racconto però Luigi ce la riversa subito dopo la pausa pubblicitaria. Rimanete con noi.